Oggi faremo insieme il poncio Pucci. L'ho chiamato così perché eh, l'ha ideato lei. È eh, una sua idea. L'ha fatto lei eh, ripensando al mio poncio K, mantella, chiamatela come volete, Gardenia, che aveva una, um, una forma eh, molto semplice ma che dava uh, un po' di particolarità non era insomma il solito poncio allora io ho realizzato ed anche la Pucci ha realizzato questo chiamiamolo poncio con dei bellissimi filati che potrete acquistare da merceria italia artisan e stiamo parlando del bellissimo e sofficissimo sui Dart Soft Brush ora lo vedete qui senza etichetta perché io ovviamente l'ho eh, già eh, tolta però vi posso dire comunque le sue caratteristiche ovviamente è un 100% sintetico perché questi filati non sono mai eh, naturali e eh, un gomitolo da 100 grammi è da 153 metri per Il nostro poncio ne abbiamo usati due, quindi 200 grammi di questo filato ultra morbidissimo. Mentre, e anche qua vi faccio vedere il rimasuglio perché ovviamente ho già realizzato il nostro poncio: ecco qua quello che mi è avanzato. Anche questo filato bellissimo super pelliccioso, sofficissimo e caldissimo e questo è la pelliccia sheepies cioè il furry tails 100 grammi sono 57 metri e di questo ne abbiamo usato un solo gomitolo quindi solo 100 grammi ora vi vado a dare Uh, le misure così vi do tutto in partenza e non vi perdete nulla allora io l'ho lavorato con l'uncinetto numero 8 dipende dalla vostra mano uh, la nostra amica Pucci per esempio mi sembra l'abbia lavorato con il 10 la, il lato corto l'ho realizzato di 60 cm e il lato lungo di 168 cm quindi uh, queste sono le misure. Ora vi faccio vedere prima di iniziare il tutorial vero e proprio come chiuderemo il nostro poncio. L'avevate già visto per il poncio Gardenia, ma nel caso voi non abbiate guardato quel video, vi faccio rivedere come uh, andare a cucire il poncio perché poi nella registrazione non si vedrà come lo piego in quanto è grande e eh, sotto la camera non ci stava quindi vi faccio vedere subito con l'ausilio di un foglio come dovrete piegarlo una volta realizzato il, il vostro pannello quindi il vostro pannello rettangolare lo andrete a chiudere in questo modo allora chiuderete la parte lunga così e la parte corta andrete, ecco, a piegarla in questo modo, vedete? Quindi, questa è la carta. Ecco qua. Una volta affrancato, avrete la punta così. Adesso si fa un po' fatica con la carta, sapete che non è molto flessibile, però vi ritroverete ecco qua il poncio messo in questo modo. Quindi, avrete, poi potrete spostare la punta nella direzione che vorrete. Avrete la punta davanti, e ovviamente il dritto dietro. Quindi la particolarità di questo poncio, è proprio il fatto che potrete anche poi usarlo come ehm, bactus grandissimo o metterlo sopra le giacche perché non impedirà tantissimo nei movimenti. Detto questo, spero che la spiegazione sia stata esaustiva. Andiamo a vedere come realizzarlo allora. Con questo poncio ne approfitto per farvi vedere un modo alternativo per iniziare il vostro lavoro e voi direte stiamo lavorando all'uncinetto, non ai ferri. È vero, eh, stiamo lavorando all'uncinetto, ma eh, a volte con questi eh, filati come il bouclé, come questo che è particolarmente pelliccioso, fatta la catenella eh, rimane un po' difficile trovare appunto le stesse. Quindi a volte capita di saltarne qualcuna. Io ho pensato a un metodo alternativo. Poi, se non vi piace, non dovesse piacervi, potrete eh, comunque lavorare senza il ferro, ma solo con l'uncinetto. Vi consiglio però di usare un uncinetto con questi filati almeno di due misure più grandi. Perché così vi creerà eh, la catenella una solina abbastanza grande da essere trovata. E anche una maggiore flessibilità, perché, sennò no, ehm, rimarrà molta, molto tirata la partenza del lavoro e quindi avrete un lato che tenderà un po' a tirare. Eh, detto questo, vi dico anche che se usate questo metodo, siccome non vi rendete conto dal ferro di quante ehm, di che misura eh, riuscirete ad ottenere e eh, Appunto, in questo caso ci serve una misura di 60 cm, ma sul ferro non riuscite tanto, scusate, a vedere ehm, la misura. Quindi, mentre lavorate, montate più catenelle sul ferro e eh, poi disferete quelle che non vi servono. Adesso vi faccio vedere. Entriamo, allora prendiamo il filo della codina. Lo passiamo e facciamo all'inizio 3 catenelle come se stessimo lavorando normalmente all'uncinetto in questo modo e abbiamo fatto la prima maglia alta. La seconda, allora carichiamo, entriamo sotto la maglia, carichiamo il filo, usciamo e vedete abbiamo le nostre 3 catenelle sul uncinetto. Quindi carichiamo, usciamo da due carichiamo usciamo da due e abbiamo fatto la seconda maglia alta di nuovo carichiamo il filo sull'uncinetto quindi gettiamo passiamo sotto alla maglia quindi entriamo come un dritto ritorto carichiamo il filo usciamo scarichiamo ed ora carichiamo usciamo da due carichiamo usciamo da due e abbiamo la nostra seconda anzi terza maglia alta perché la prima erano le 3 catenelle di nuovo gettiamo il filo passiamo come un dritto ritorto quindi entriamo in questo modo sotto la maglia sul ferro gettiamo usciamo scarichiamo la maglia gettiamo usciamo da due gettiamo usciamo da due e abbiamo la nostra quarta maglia di nuovo gettiamo gettiamo usciamo Gettiamo, usciamo da due, gettiamo, usciamo da due. Ecco qui fatta la nostra maglia. Di nuovo gettiamo sull'uncinetto, passiamo sotto, gettiamo, scarichiamo la maglia dal ferro, gettiamo, usciamo da due, gettiamo, usciamo da due. Vedete com'è bella morbida e soprattutto ben uh, visibile? Di nuovo gettiamo. usciamo scarichiamo gettiamo da due gettiamo da due in questo modo ora io l'ho persa la riprendiamo subito quelle che non vi servono scaricate tirate qua il filo è doppio non c'è problema poi lo andremo comunque a nascondere alla fine del lavoro ora potete abbandonare il vostro ferro da maglia e tutto il nostro pannello non faremo che lavorarlo tra le maglie e in questo caso sono ben visibili. Quindi facciamo le nostre 3 catenelle, voltiamo il lavoro, carichiamo e andiamo a lavorare tra le maglie in questo modo: quindi maglie alte tra le maglie alte, così fino ad ottenere un pannello di 60 per Vediamo qua che non mi ricordo 168. Scusate, ma la memoria non è il mio forte. Ecco qua. Andate semplicemente a lavorare a maglia alta tra le maglie. Vedete di nuovo l'ultima e lavorate tra le maglie. Vi faccio vedere un altro giro. Quindi vedete. Rimane un po' aperto questo perché ho usato un ferro molto più grande. Se voi avete una mano un po' più eh, come la mia larga, magari usate un ferro più piccolo. Tipo invece della 10 potete anche usare l'8, lo stesso ferro. In questo caso io ho abbondato un pochino per farvi vedere anche meglio come funzionava. Quindi girate, rientrate tra le maglie, quindi in tutte, tra tutte le maglie, vedete ci infilate il dito e la trovate tranquillamente. Quindi procedete così, vedete, basta allargare un pochino e trovate tranquillamente la maglia in questo modo. Quindi direi che la cosa è talmente semplice che si può andare avanti tranquillamente da sole in questo modo. Fatto questo, ecco qua, procedete. Fino ad una misura appunto di 60 cm per il lato corto, quindi noi stiamo lavorando in verticale, quindi in questa direzione. Ve lo faccio vedere dal foglio così. Noi abbiamo iniziato da qui, quindi saliremo in questo modo. Abbiamo iniziato dal lato corto per salire in questo modo e poi quando avremo finito ovviamente gireremo in orizzontale la nostra lavorazione per poi piegarla come vi ho fatto vedere poc'anzi ora io proseguo con la lavorazione del mio pannello non mi eh, sembra il caso di farvi vedere il tutorial di tutto quindi lo svolgimento di tutto il pannello perché è una semplicissima maglia alta ci ritroviamo per chiuderlo e rifinirlo giriamo il nostro lavoro dal lato da uno dei due lati lunghi quindi cosa facciamo prendiamo il nostro filato pelliccioso in questo modo lo prendiamo così infiliamo il nostro uncinetto all'interno ecco della lavorazione e vado a fare una maglia bassissima tiro bene il filo che poi anzi vado immediatamente a nascondere ora cosa farò farò una maglia alta su ogni maglia sottostante in alcuni punti potrebbe essere necessario anche farne due quindi dipende dalla vostra mano se una o due vado così e faccio di nuovo maglia bassa quindi vado a rifinire tutto il nostro ehm, laterale lungo con la maglia bassa E quindi vado a incorporare la nostra pellicetta. Vedete voi se fare una o eh, due maglie lateralmente ad ogni maglia alta. Dipende da eh, che mano avete voi. Potrebbe volercene una, potrebbero volercene magari due, una, due, una, insomma, a seconda della vostra mano, arrivati in fondo al lato lungo, faccio tre maglie nell'ultima, così. Giro e proseguo dall'altro lato. In questo caso siamo nel senso della lavorazione, quindi lavoreremo una maglia su ogni maglia sottostante. In questo modo. Abbiate pazienza perché il filato è molto peloso e quindi va lavorato con un po' di cura. Andiamo in questo modo a fare tutto il perimetro del nostro rettangolo. Vado a cucire in questo modo, io sto usando un grosso uncinetto da nuking, ma semplicemente perché non trovavo un ago tira fettuccia che avesse una dimensione abbastanza grande. Vedete, non faccio altro che entrare ed uscire in questo modo, quindi vado a cucire, stanno attenti a prendere i più punti possibili in modo da affrancarla in maniera più eh, fissa, per fissarla il più possibile. In questo modo non tirate troppo, altrimenti vi si arriccia. Quindi vedete, entrate ed uscite. Entrate ed uscite in questo modo. E stiamo andando a cucire le due parti. Ecco qui la nostra mantella barra K barra poncio, perché potete chiamarla come volete. Ho affrancato la mia etichetta personalizzata by Fungo Label e la mia mantellina appunto è finita. Io spero che anche questo progettino vi sia piaciuto, spero eh, vogliate replicarlo in tante perché lo trovo veramente carino, facile e sfizioso e soprattutto... Molto molto caldo benissimo allora io vi invito ad andare a visitare Mercerie Italia Artisan per trovare questi filati e tantissimi altri, molto molto belli. Ehm, a visitare su Facebook eh, la pagina di Fungo Label dove potrete acquistare queste bellissime etichette personalizzate. Quindi, con i vostri eh, nomi, eh, con i vostri marchi, come eh, volete, io vi invito a venire a trovarmi nel gruppo Facebook Creando e Chiacchierando con Luci, Pucci e Dani. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Ciao!